In Val Seriana è tornata la Bergen Fest. Ad Albino la Lega ha riproposto la kermesse estiva che ha fatto la storia del movimento in Bergamasca. Una delle serate ha visto la partecipazione di due ministri e un presidente di regione. Il vice premier e ministro per le infrastrutture e i trasporti Matteo Salvini, il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, il governatore lombardo Attilio Fontana. Calderoli e Fontana hanno parlato della legge sull'autonomia differenziata, stimolati dalle domande del direttore di Ara Berara, Piero Bonicelli. Inevitabile affrontare anche il tema del possibile referendum. Sentiamo. Qualcuno abbia proposto un referendum formale, istituzionale questa volta, che potrebbe portare allo scontro fra nord e sud del paese. Io ti dico, io ho scelto l'autonomia. Se qualche pazzo intende andare avanti sul referendum fra nord e sud del paese, io non so cosa poi possa accadere. La mia volontà è non dividere il paese, però come dice la CEI, i vescovi, ci vuole sussidiarietà e solidarietà. La sussidiarietà è chiaro, perché quando tu dici un potere dallo Stato passa alle regioni, dalle regioni ai comuni e alle province e sotto anche alla società civile, al terzo settore, è realizzata. Quando mi accusano che noi non saremmo solidari, ragazzi, a me girano cosiddetti i puntini puntini, com'è che si chiamano i gabbadizi in siciliano. Perché è bene chiarire fino ad oggi che dice che noi non vorremmo la sussidiarietà su 21 regioni e province e regioni ordinarie a statuto speciale, ce ne sono 6 che danno un esubero di risorse rispetto alle loro spese per 94 miliardi di euro. Di questi 94 miliardi, 62 vanno alle altre regioni che non sono in grado di mantenere le proprie spese e 32 vanno allo Stato. Se quelle 6 regioni, 6 sono poche rispetto a 15, danno 64 miliardi a tutte le altre che non ce li hanno e li mantengono sostanzialmente, quelle 6 regioni hanno il diritto, con l'autonomia differenziata, di sapere a chi vanno quei soldi e soprattutto che fine fanno e come vengono usati. Sì, aggiungerei che di questo residuo fiscale la Lombardia contribuisce con 56 miliardi di euro. Vuole dire che fra i soldi che noi paghiamo a Roma e quelli che vengono restituiti dallo Stato in servizi, noi abbiamo un credito di 56 miliardi che lasciamo. Ma aggiungo una cosa, anzi due cose, perché vedete, io sono convinto che l'autonomia avrebbe dovuto essere un argomento di discussione, di confronto civile, ma c'è qualcuno che invece ha voluto farlo come una contrapposizione, ha usato e sta usando termini e modi violenti, aggressivi, vuole cercare di creare una spaccatura all'interno del nostro paese. Ma se la mettiamo su questo, in questo modo, allora diciamo le cose che non abbiamo mai detto. E allora, per darvi qualche dato, aggiungiamo che oltre ai 56 miliardi che noi lasciamo di residuo fiscale, nel fondo di solidarietà, che è di 5 miliardi, la Lombardia contribuisce con più di 2 miliardi, paga il 42% di questo fondo di solidarietà, anch'esso per le altre regioni.
Ma vi dico un'altra cosa, che la regione Lombardia riesce a ottenere questi risultati e a dare i servizi ai propri cittadini, ricevendo e costando ai propri cittadini meno di tutte le altre regioni. La regione Lombardia costa per ogni cittadino 3.605 euro. La media nazionale è di 4.879 euro e ci sono alcune regioni a statuto ordinario, perché quelle a statuto speciale hanno tutt'altra organizzazione, che costano 7.400 euro a persona. Quindi voi capite che noi riusciamo a dare i nostri servizi ricevendo molte meno risorse di tutti gli altri, ma è una cosa che ha dell'incredibile. Ci sono degli ambiti nei quali noi riceviamo, per esempio sul trasporto pubblico locale, noi riceviamo un contributo dello Stato che copre il 53%. C'è una regione, e diciamolo, la Campania, che riceve il 105%. Riceve vuol dire delle risorse anche per dei servizi che non rende. E allora io dico, dobbiamo andare avanti a dire che il povero Sud è in difficoltà? Dobbiamo andare a dire che questa riforma va contro il povero Sud? Non è vero assolutamente, ma diciamo come sono le cose e diciamo che noi non abbiamo più soldi rispetto alle altre regioni, anzi ne riceviamo molti di meno, perché anche in campo sanitario siamo al penultimo posto come trasferimenti. E l'unica regione che prende meno soldi di noi è perché è in piano di rientro, perché ha sforato e quindi è messa in quelle condizioni da una legge statale, se no saremmo l'ultima regione anche come trasferimenti della sanità. E noi non possiamo accettare questo genere di cose. Noi non stiamo togliendo niente a nessuno, noi siamo orgogliosi nel dire che le poche risorse che abbiamo le spendiamo meglio degli altri e quindi pretendiamo di essere lasciati liberi ancora di più rispetto a quello che succede oggi nello spendere le risorse che ci competono e che ci pertoccano. Non chiediamo niente di più. E io dico, e viva l'autonomia, ma io dico, se andiamo avanti ancora un po', ritorniamo alle battaglie storiche, amici, ritorniamo al federalismo, ritorniamo anche a qualcosa in più del federalismo, se continuiamo in questo modo. Oltre che di autonomia differenziata, il ministro Calderoli ha parlato anche della legge sulla montagna che sta percorrendo il suo iter in Parlamento. Io ho scritto e ho portato in Parlamento, è stata approvata a livello del Senato, prendiamo dopo la Commissione Bilancio, la delega finalmente perché ci sia la legge sulla montagna per definire cos'è montagna, perché oggi ti ho detto il 35% del territorio è montano. C'è un fondo, il FOSMIT, a favore delle zone montane. I comuni che ne beneficiano superano il 55%, quasi il 60%. Ovviamente città montane sono Roma, Bologna, Reggio Calabria, Palermo, perché quando c'è da prendere i soldi sono presenti tutti, diventano montani tutti. Noi per la prima volta l'anno scorso abbiamo deciso questo fondo destinarlo in parte, per non far sollevare troppi problemi, a quei territori, perché nei comuni montani sono stati inclusi quelli che erano stati oggetti di bombardamenti rispetto all'ultima guerra mondiale. È una cosa... le aree marginali che vanno aiutate, ma la montagna è una cosa diversa. Abbiamo fatto una legge per cui quei soldi andranno finalmente ai comuni montani e finalmente quella situazione di abbandono, perché la gente se ne va? Perché non c'è il medico, non c'è la possibilità di mandare a scuola i figli, perché non c'è la possibilità di fare impresa,
noi abbiamo detto punteggi per medici, insegnanti, infermieri che vengono incrementati nella carriera, indennità aumentate, la possibilità di avere gli aiuti per l'affitto, per l'acquisto della prima casa, gli aiuti per l'impresa di montagna, la banda larga, in modo che ci possa essere veramente anche lo smart working, se ha senso in montagna, credo che rispetto al resto del paese ne abbia più senso, ma se non c'hai la banda larga non lo fai. L'aiuto per le imprese, per le start-up giovanili, e quindi reali in aiuti alla montagna. Poi tu dici le comunità montane va bene dove c'è la montagna, non dove la montagna arriva in riva al mare. Dopo Calderoli e Fontana è salito sul palco Matteo Salvini. Ascoltiamo alcuni passaggi del suo intervento. Oggi sono usciti i dati dell'Istat. La disoccupazione in Italia è scesa al 6,5%. I dati migliori dal 2008 a oggi. Pensate che in Germania, di solito i tedeschi ci danno lezioni, stiamo raggiungendo i tedeschi. In Germania disoccupazione è al 6%, in Italia al 6,5%. Con disoccupazione giovanile che sta diminuendo, vuol dire questo grazie al governo? No, grazie agli imprenditori, grazie ai lavoratori, grazie agli operai. Sicuramente se il governo l'anno scorso con il contributo della Lega ha messo nelle tasche dei lavoratori 10 miliardi di euro in più aumentando le buste paga dei lavoratori dipendenti, qualche cosina in giro l'ha messa, e magari un Ministero delle Infrastrutture che sta sbloccando tanti cantieri anche in Lombardia che erano fermi da tanto tempo qualcosa significa. Pensiamo alla Lecco Bergamo, uscendo ho fatto il nuovo casello dell'uscita di Bergamo, il nuovo casello di Dalmine, ho parlato con i ragazzi della comunità montana sulle curve delle selve. Ecco, ovviamente in un anno e mezzo non riesce a risolvere i problemi del mondo, però vi posso dare la mia parola che tutto quello che la sinistra ha bloccato per 30 anni noi stiamo sbloccando, perché la gente deve viaggiare, deve lavorare. È in treno, è in autobus, è in macchina, e quindi sono contento. Un anno e 10 mesi, abbiamo altri 3 anni davanti, saranno rose e fiori? No, sentivo chi c'era prima di me, a parte Attilio e Roberto, ecco, qualcuno che magari distrattamente nei mesi scorsi ha detto però la Lega non si occupa come dovrebbe della Lombardia. La Lega ha 5 ministri e a 5 ministri lombardi, e a un bergamasco che dopo 30 anni di battaglie ha portato a casa l'autonomia per cui è nata la Lega. Quindi ci abbiamo messo 30 anni, però ci siamo arrivati. E abbiamo fissato Pontida il 6 ottobre, non per caso, perché sarà la settimana in cui Fontana e Zaia verranno per la prima volta nella storia a Roma a cominciare a trattare col governo per portare a Milano e a Venezia le prime competenze che ci siamo meritati, che ci siamo sudati. Quindi essere a Pontida sarà una festa di riconoscenza per i tanti militanti che non ci sono più, perché se siamo qua in questo 30 agosto 2024 ad applaudire il ministro bergamasco dell'autonomia è perché in 40 anni in tanti hanno combattuto, in tanti ci hanno lasciato, e quindi saremo lì a ringraziare anche loro.